Aspetta, sto facendo una ripresa. Oddio, mi rovina sempre le riprese questa. Poi ricordi di prendere le sedie, perché non esistono più finite. E dove le prendo le sedie? Non le abbiamo portate noi, se no non so dove le sedie. Andiamo bene. Su, fammene riva, fammene riva. Cos'è il tuo paragone, che lo dico giù. Non dite le parolacce che sto a fare una ripresa, Vado, Azione! Allora, questo qui è un Sametto 25 cavalli, giusto? 4 ruote motrici, guardate, che spettacolo. 2 cilindri. Un cilindro solo non può essere. Come ti chiami, capo? È forte questo qua, ancora funziona, vedete? Emilio Pucci su YouTube sto. Emilio Pucci su YouTube mi trovate. Se io sono pubblico, non ho da nascondere niente. Guardate che spettacolo. E qui il grano pronto per la trebbiatura. È fortissimo, ho fatto bene a venire. Perché mia moglie non moleva, no, ma come no, dico, sono cose bellissime queste. Rievocazioni storiche degli anni 50, 60, del dopo la guerra. Non c'erano tutti questi trattori, è vero. Però la campagna era uguale, la trebbia. Ciao caro! Sì, la campagna era la stessa, vedete. Adesso andiamo dall'altra parte a vedere. Vai! Allora, qui abbiamo in bella mostra un Minitauro 60 cavalli. Una bestia, 4 ruote motrici, questo è come il mio, uguale, solo che questo signore l'ha restaurato, l'ha riverniciato e il mio invece è tutto scolorito. E il lavoro è stato fatto da Agricar, macchine e attrezzature per agricoltura, la Tessa, Chieti, questo viene da Chieti, vedete? Esistono questi centri che fanno il restauro delle vecchie macchine agricole, andiamo da dietro a vederlo. Il trattore è messo molto bene, l'unica cosa che non è, vedete, mini Tauro, perché guardate questi moderni, mamma mia, questo che cos'è? Questi sono giganti, 150 cavalli, 200, non lo so, tutti idraulici, vedete? Questo invece era meccanico praticamente, ecco qua, tutto meccanico era. Oddio, le gomme pure di questo cominciano a perdere i colpi, forse l'ha lasciato all'aperto e si sono rovinate. Guardate questi, questo è un fieno, un ranchinatore di questi moderni, vedete? A ruota che gira. Io ce n'ho uno della BCS, quello proprio antico. Ti piacciono i trattori, giovanotto? Sei appassionato? Forti, questi che fanno adesso. Questi hanno lo stereo dentro. Chiudi i finestrini, tu vai a arare i terreni, chiudi i finestrini e ti metti le cuffie. Sono 5,50 con cabina. Tu c'hai 5,50? Sì. Ma che fai di mestiere? Adesso niente, sono 5,50 Lamborghini. 5,50 è grosso, che vuol dire? Io non lo capisco. È una bella bestia. 3 cilindri. È una bella bestiolina. Guardate quante macchine ci stanno, incredibile. Aspetta che blocco un attimo. Io faccio tutti i video, dovunque vado faccio video, vale. Ne ho fatti 500 di video, li pubblico su YouTube, mi trovi se mi vuoi trovare, Emilio Pucci mi chiamo. Come? Emilio Pucci, facile, tu mi batti Emilio Pucci e ti esce fuori subito i miei video, 500 video ho fatto, dovunque vado faccio un video, ho preso la videomania, come videopatia, la malattia dei video. Videopatia, come si potrebbe chiamare? Va bene, allora andiamo. Guardate quante macchine, signori, ma anche dall'altra parte ci stanno. Quante persone ci siamo? Quante saremo? 1000? Di più? Di più? 2000? 2000 sicuro. Basta vedere i biglietti che ha staccato lui. Loro lo sanno quanti siamo, perché hanno fatto un ingresso e staccano i biglietti per entrare dentro. A proposito, offerta libera. Ma mo quanto gli devo dare io? Non lo so, 10 euro minimo. Meno di 10 euro non si può, dai. 10 euro. Allora facciamo questa famosa carrellata di questi trattori, piano piano. Questo ragazzo è salito dentro. Ci sono un sacco di ragazzi innamorati che stanno vedendo questi trattori, guardate.
Vedete, si vede dietro il finestrino. Ma guarda, questi grossi l'avranno chiusi, avranno paura. Questo era un vecchio Same di 150 cavalli, come si chiama? Perché io... È un centauro questo, centauro, quindi avrà 100 cavalli, centauro. Il Minitauro 60, questo è un Explorer, 60 cavalli. Questo è un modello che è uscito dopo il Minitauro, perché è sempre 60 cavalli. Poi questo è un Lamborghini, costruito dal padre di Elettra Lamborghini. È bello come la nipote praticamente, questa come la figlia. Avevano buon gusto questi Lamborghini, vedete, gli hanno dato una forma diversa. Questo è un Agrifull, che cos'è questo? Mica lo so, non li conosco. Guardate qui è arrivato un signore che vende i cappelli, ma io ho il mio cappello che ho comprato a Palermo, quindi ho tre cappelli, tutti uguali. Ogni gita che faccio compro un cappello. Ecco qui, mo fra un po' partiranno e vi faccio vedere la trebbia in azione. Vediamo pure che marca è. Questa qui è una trebbia Homan, io mi ricordo Artemio Bubba, le vecchie trebbie, guardate qui esce il grano più, ma non me lo ricordo, però una volta una parte ci esce quello brutto, una parte quello un po' meglio, una parte il grano migliore. E questo è un Same anche questo, vedete, mamma mia, questo è storico pure, guardate, Fratelli Ercoli. Faccio una ripresa a questo sametto che è veramente ristrutturato bene, guardatelo, è più moderno, è vero, però è sempre così, proprio l'essenziale, no? Come la canzone di Mengoni, giusto? L'essenziale, guardate, no, il sedile è spartano, guardate, non è di gomma, guardate, è di ferro, questo è indistruttibile. E qui c'è il minimo, a parte che l'hanno levato. Le cose inutili, forse erano di plastica, saranno rovinate. Guardate. Quindi la trebbia la mandano con questo piccolo sametto. Vedete l'attacco dietro? Con la presa di forza. C'è stata questa giunta che trasforma la presa di forza in una forza rotatoria, vedete? Che manda questa cinta. Forte, eh? Pazzesco. Io ho visto che i ragazzi sono impazziti a vedere questi trattori. Ecco, guardate qui, un'altra esposizione di trattori antichi, vedete? Però c'è anche qualche trattore moderno. Lì il Minitauro c'è sempre, è un altro Minitauro, vedete, come il mio. Pure questo è ridotto male. Evidentemente non hanno dei capannoni dove metterli. Questo invece è tenuto bene. Questo non è un Minitauro però, è un centauro, credo. Però vedete, questo è proprio storico, questo qui, bellissimo. Già da queste piccole cose, poche cose. Oh, questi sono forti, eh! Si dovrebbe capire che dovremmo fare una politica sui cereali antichi. Questi parlano di una politica sui cereali antichi, ma io dico che chi fa il contadino non riesce a trovare nemmeno la moglie, quello è il problema. Perché io una volta ho detto a una signorina, dico, perché non ti sposi quel ragazzo, è così carino? E lei mi ha detto, no, fa il contadino, poi devo andare in campagna, sotto il sole, sotto il vento, nell'acqua. E insomma, vabbè, scherziamo un po'. Però è così, la vita è così. Andiamo a vedere da vicino quel bellissimo esemplare.